Salve a tutti, madame e messeri, benvenuti a una nuova puntata qui sul canale. Spero state bene e sia tutto a posto. Ne è passato di tempo e acqua sotto i ponti, ma io non trovavo la voglia spirituale di fare il video, non perché sia successo chissà che, e inizio a guardare ogni angolo della stanza così senza un evidente motivo, ma perché sono molto molto pigra, non perché qui faccia molto caldo, sono circa 23 gradi la sera da un paio di giorni, ma proprio non trovavo la forza spirituale per finire questa benedetta trilogia sul Colourpop. Oggi parliamo di come si chiamano gli Ultra Matte Lip. Ne ho solo 6 da farvi vedere, Dio grazias, e così finalmente forse potrò andare avanti con la programmazione dei video. Ma detto questo, che non me ne frega una mazza, parliamo del prodotto in sé. Sono questi gli Ultra Matte Lip di Colourpop, altro non sono che le loro tinte labbra. Anche per questo prodotto vi faccio vedere la loro confezione, il loro packaging, che è questo. I riferimenti sono in arancione, sì, arancione, e dentro che colore è? Giallo, arancione giallo. Questi erano quelli dei lipstick viola e verde, e questi dei shadow, shock shadow, come si chiamano. Ma non ci interessa, andiamo avanti. Prima di tutto, a pezzo costano 6 dollari sul sito di Colourpop. Per chi di voi avesse perso i primi 2 video, sì, ce la posso fare adesso, non taglio niente, se no sciagore. I primi 2 video li vedete qui, ve li metterò qui da qualche parte, ma andiamo avanti. Partiamo dal colore che indosso. Non durerà tanto il video, speriamo. Il primo colore che indosso è Lumiere 2. Lumiere 2 è il colore che vedete sbocciato qui, è un Dusty Rose Mauve, un malva, tra un malva e un rosa cenere, Dusty, sì, e rosa cenere. Vi faccio vedere l'applicatore. L'applicatore è di quelli rigidi, a spugnetta, e consente un'applicazione abbastanza facile. Ora, questo è il colore fatto in collaborazione con Catherine Light. Vi metto, non me lo so preparato prima, ma lo posso fare adesso, in comparazione Lumiere e Lipstick, perché non sono propriamente la stessa cosa. Lumiere Lipstick è leggermente più sul rosa e meno sul malva. Quindi Lumiere 2 ha una componente malva più accentuata. Va da dire anche che la consistenza di entrambi i prodotti, matte e matte, è abbastanza diversa, nel senso che i lipis sono più confortevoli. L'ultra matte lip è più secco. Ora, man mano che vi faccio vedere i colori, ne mancano 5, ce la posso fare, vi darò maggiori informazioni. Stendo e proseguiamo. Allora, il secondo colore che indosso e che vedete qua si sta diciamo seccando, si chiama Trap. Trap è definito dal sito di Colourpop come un grege, ovvero una commistione tra beige e grigio, allo stesso modo di come è definito anche Tutsi, e ve li paragono per far vedere una differenza di entrambi i colori. Vedete, Tutsi rimane leggermente più marroncino rispetto a Trap, anche se i colori sono abbastanza simili. Ora, parlando nello specifico, in realtà sono abbastanza simili. Ma vedete, qua c'è più componente marroncina. Allora, quello che vi voglio dire di questo prodotto è che anche Temptalia, sebbene dia voti abbastanza alti a questa formula, non la trovo tra le tinte matte in mio possesso, tra le tinte maggiormente confortevoli, ovvero seccano le labbra. Però questo non è un punto a loro sfavore, nel senso che non sono le tinte confortevoli come quelle di Wycon, ma hanno il pro di avere nel loro range cromatico molte tinte molto molto originali, non quelle che ho acquistato io, ma proprio la gamma colore offerta è molto originale. Come odore, l'odore è abbastanza chimico.
Eh sì, è un odore abbastanza plastificato, non la carota chimica, diciamo, delle LA Splash. Vi rimando qui al video che feci sulle tinte di LA Splash, non carota chimica a quei livelli, ma abbastanza un odore certamente non vanigliato o non confortevole. Ora, per quel che concerne la confortevolezza, vi dicevo, vi consiglio sempre di avere le labbra idratate, bla bla bla, però io ho trovato che queste tinte rendano al meglio non come tinte labbra pure, ovvero che intendo come tinta labbra pura, una tinta labbra opaca, l'effetto velluto. In realtà questi colori mi piacciono tantissimo applicati in un certo modo che vi farò vedere con la prossima Sì, tinta. Il terzo colore che indosso si chiama Tulle, che è questo colore definito dal sito tra il malva e il borgogna. In realtà io ci vedo molto più borgogna che non malva ed è quello applicato sulle labbra. Allora, io vi dicevo, mi menzionavo a un tipo di applicazione che preferisco, ovvero su labbra idratate, quindi anche senza il Peppermint Prime, che non è, diciamo, una condizione sine qua non per applicare queste tinte che rilasciano il colore in maniera uniforme già una passata e non serve stratificarle. Per rendere il loro meglio, dato che le trovo abbastanza secche, voi senza premere le labbra lasciate asciugare questo velo di tinta un minuto e in più io che faccio? Si perde l'effetto velvet, ma io quello che faccio è applicare un burro cacao. O nello specifico, vedete, queste sono le tinte della L'Oreal che sono eccezionali. Io utilizzo queste sporca non tanto della tinta che c'è qui di L'Oreal, ma come, diciamo, booster idratazione per le tinte di ColourPop. E vi faccio vedere come cambia l'effetto della tinta. Facciamo un close up. E vedete anche i miei blu bellissimi. Ok, vedete che adesso la tinta non è più effetto velvet, scusate la mia faccia un po' orrida, ma quello che a me piace dell'effetto che dà, non ci fate caso al blu, adesso lo copriamo. Questo è l'effetto. È di avere un colore molto molto ricco. Giustamente voi mi potreste obiettare, sì, ma così la tinta perde l'effetto velvet. Questo è vero, lo riconosco, però per quel che mi riguarda, che è la mia persona, dato che queste tinte seccano le labbra, io preferisco perderne in termini di mattificazione del prodotto, ma guadagnarne in un prodotto che rimane sia a lunga durata e idratante, dà un bellissimo colore. Passiamo questo è un parere personale, quindi potete concordare o meno. Passiamo al Il prossimo prossimo colore che colore. indosso, che è questo, è Teeny Tiny, che è questo prugna grigio, una prugna con una componente grigio abbastanza forte, e questo per esempio io lo combino con il colore Kernel di Nabla a posto. Non succede niente se in pratica voi ci applicate un rossetto sopra. In realtà la durata del prodotto è abbastanza buona anche dopo aver mangiato. Alcuni di essi, soprattutto le tinte più scure, tendono a consumarsi al loro interno e possono essere tranquillamente riapplicate senza problema. Non fanno strato come tutte le tinte. Io vi consiglio, come vi ho detto, mi sa anche poc'anzi, vi consiglio di applicarne uno strato molto sottile per evitare che facciano pastone. E in più, vi faccio vedere, scusate sempre la situazione delle labbra, quando seccano, come diventano appunto secche. Ciao denti. Vedete, evidenziano anche le linee delle labbra, quindi per questo, diciamo, l'escamotage che ho trovato diciamo, del burro cacao mi sembra la cosa più funzionale per far rendere al meglio questo prodotto. Inoltre, vi voglio far vedere un'altra cosa. Il prossimo prodotto che io vi faccio vedere si chiama Cili Cili. Cili, no, Cili, ah, Cili Cili, Cili Cili. Allora, che è? Vediamo. È
definito un prugna marrone. Dopo vi faccio anche lo swatch, però vi voglio far vedere anche questo, che c'è stata una separazione del prodotto. Ebbene, io vi faccio vedere che shakerando una decina, quindicina di secondi, il prodotto ritornerà come prima. Tra l'altro, anche Jeffree Star con le sue tinte, ma con le tinte in generale, io vi consiglio sempre, prima di ogni applicazione, di scuotere il prodotto facendo venire un poco il Parkinson e ricordandovi un po' Roberto Medini né il mostro. No, era Johnny Stecchino. In Johnny Stecchino voi shakerate il prodotto prima di applicarlo e io spero di shakerarlo abbastanza per non darmeli in faccia. Adesso passo all'applicazione, allo swatch e ci ritroviamo con l'ultima parte. Il prossimo colore che stavo shakerando è appunto questo Chili, che è questo prugna con una componente marrone forte al suo interno. I colori da quelli vedete in diciamo nel contenitore sulle labbra, come in questo caso, ma come in generale bellissimo, si ossidano leggermente, quindi risultano leggermente più scuri. Comunque gli swatches da sito Colourpop vi danno un'idea abbastanza chiara del colore che andate a comprare. Io vi lascio con il gran finale, con il mio colore preferito. E per struccarli, ecco, questo è anche importante, io li strucco tranquillamente con olio, con bifasico, se ne vanno molto molto facilmente. Ora passo al colore finale e anche all'applicazione, quindi mi strucco un attimo e ci vediamo con l'ultimo colore. E infine passiamo a Sandy, che è questo bellissimo colore rosa shocking con pearlescenza e viola e blu. Giù nell'info box trovate tutti i nomi dei prodotti che vi ho citato. Però prima di passare all'applicazione di Sandy, voglio dire che questa è la seconda volta che registro perché il file, la registrazione si era cancellata e quindi alle ore 3 di notte io applico il colore Colourpop. Allora, vi faccio vedere. Scusate, ma guardo allo specchio. Non sarà una delle migliori applicazioni, ma apprezzate il gesto. Non vi consiglio poi di premere tantissimo le labbra una sull'altra, tra di loro, ma far seccare il colore senza premere le labbra fra di loro. E questo è un colore che ha una durata fantastica, lo vedete qui meglio e mi ricorda tantissimo il mio colore preferito di MAC, ovvero Shore Orchid. Non sono propriamente la stessa cosa, però è un rosa ultra freddo. E io sembro ancora una volta uno zoccolone hollywoodiano, ma proprio il leitmotiv degli ultimi video. Quindi, facendo il round up, ovvero una sintesi, se io consigli o meno questo tipo di prodotti, sicuramente li consiglio perché per quello che è il loro costo, calcolate che un colore di Anastasia, un Jeffree Star eccetera vanno dai 16 ai 18 dollari, ai 20 dollari in su, questi ne costano 6. Quindi con l'accorgimento, almeno l'escamotage che ho trovato io della porre su di essi un burro cacao, faccio do il meglio a questi, minima resa, massima spesa a questo tipo di prodotto. Se poi volete una tinta dal finish velvet, questo lo sono, ma nel mio caso, come vi facevo vedere anche prima, a me non piace che evidenziano sì, le linee della bocca. E questo è tutto. Per ogni eventuale domanda potete farmela qui nella sezione dei messaggi. Spero che il video vi sia stato utile, che quantomeno vi abbia fatto vedere i miei colori. Va bene, basta. Quelli che posseggo, eccoli qua, fate un fermo immagine, come che faccio la scema in sottofondo e basta. Direi che sono quasi le 3:30 di notte di domenica e domani è lunedì e devo andare a lavoro e per questo
chiosa finale. Se non ne avete abbastanza, piacete, condividete, fate quello che volete, unitevi a questa carovana e al suo momento colletta. Io sono anche su Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e trovate tutti i miei contatti nell'info box. Io vado a Nanna e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!